precedenza, per motivi di più. Quando papà è morto, ho due ricordi. Nella chiesa di San Lorenzo Lucina vidi sordi che piangeva dietro una colonna e mi fece molto effetto, ma soprattutto venne verso di me Tino Risi. Noi eravamo molto amici dei figli, Carlo è ancora il suo migliore amico, Marco, Risi, Claudio, abbiamo lavorato insieme, insomma, però mi fece molto effetto perché Tino Risi venne verso di me e mi disse: se hai bisogno di un secondo papà, io sono qui. Ed è stato così. E mi piace raccontare questo perché, ritornando all'incipit di questo incontro che abbiamo avuto fino adesso, cui dicevi che era una grande famiglia, è proprio così. C'è stato un legame fortissimo tra noi, Monicelli, Risi, Sordi. Sordi fino alla fine della vita, vedevamo, andavamo a trovarlo, l'Attuada, Comencini, Tognazzi, i Ponti, De Laurentiis. È stata una storia lunghissima che va avanti. Io mi ricordo quando mio padre era morto, andai con Mario Monicelli, facevamo un po' di puntate dei festival, così a parlare di cinema, del cinema di ieri, di oggi. Mario diceva: andiamo, che ci danno quattro prosciutti, non si possono rifiutare. Andiamo in Umbria, quattro prosciutti, non si rifiutano. Mi piaceva andare nei posti dove gli davano i prosciutti. Invece poi andavamo anche a Piccolo di Milano, dove in una serata, secondo me, mitica, chi c'era se la ricorda, Mario, che aveva una memoria perfetta, cominciò a parlare di mio padre. E io mi sono veramente intenerito, perché quello che gli ho sentito dire, di come eravamo amici, eravamo in un paese che stava alla frutta, bisogna ricostruirlo, ci siamo rimboccati le maniche. E lui temeva che le generazioni nuove non fossero così all'altezza, forse aveva ragione. Ma ripeto, c'è stata questa amicizia lunghissima, questo cinema che... E la commedia non è mai cambiata, oggi la fanno in pochi, tutti la fanno ma nessuno la fa in realtà. Fanno molti film di happy hour, di amori, di commedie finte. Pochissime fanno ancora la commedia, eppure sta lì, basterebbe andare a riguardarla. Farebbe bene al cinema italiano ritrovare la commedia. E soprattutto farebbe bene perché permetterebbe di rifare altri generi. Oggi si fanno solo commedie, è un disastro. Tutti fanno le commedie, la vera commedia però non c'è. Invece il cinema italiano era un cinema popolare soprattutto quando era d'autore. Io adesso ho scritto per un editore qua, La Terza, che ha fatto un libro bellissimo, si chiama Il pregiudizio universale, un piccolo intervento anch'io, su questa cosa che il cinema d'arte italiano non era popolare. Non è vero. A oggi il più grande incasso della storia del cinema italiano è La dolce vita. I film di Rosi facevano un sacco di soldi, i film di Visconti andavano bene, i film di Petri andavano bene, i grandi film d'autori italiani erano popolari. Noi abbiamo perso questo senso popolare, e celebrare Steno significa ricordare che il cinema era popolare. Il cinema si faceva in modo incredibile. La dolce vita fu fatta perché un genio, neanche tanto colto, insieme a Peppino Amato, convinse il vecchio Rizzoli, che era un grande produttore, a fare il film. E pare che quando Rizzoli vide il film insieme a Fellini, La dolce vita, alzandosi, siccome era educato, disse: senta Fellini, io le ho fatto fare con la milanese questa dolce vita qui per farlo contento, però non è venuto bene. La prossima volta io le dico il film che deve fare, lei mi fa l'incompreso e vedrà che faremo un grande film. È meraviglioso, perché il produttore della dolce vita in realtà voleva fare incompreso, e poi però invece ha fatto la dolce vita. Era anche tutto casuale. Questo è bellissimo, ma non va dimenticato, ed era la forza del cinema italiano. Hai perfettamente ragione, tutto era casuale, appunto, che c'era questa coesione fra tutti quanti, e quindi poi spesso le cose nascevano in maniera accidentale, ma nascevano perché dovevano nascere. Aggiungo un'altra cosa, che non voglio rubare tempo anche a quello di vedere Carlo, ma papà aveva questo che parliamo di lui, aveva questo senso del pubblico. Va a dire, lui pensava veramente che il committente non fosse il produttore ma fosse il pubblico che ti dava il permesso di girare un film. Lui era molto rispettoso, e io ho imparato questa lezione una sera. Mi è successa una cosa bellissima, io ho capito tutto del cinema. Io ho avuto
la sfortuna, poi si è risolta bene per fortuna, di avere il figlio di mia moglie che è cresciuto con me, che ha avuto un terribile incidente. La sera di Natale era ricoverato, ma stava veramente molto molto male, al Policlinico di Roma, e era tanti anni fa e non c'erano ancora le televisioni in camera. Avevo fatto montare un piccolo registratore di VHS con una televisioncina. Insomma, la sera di Natale io salgo le scale per andare a trovarla, stava molto male, ripeto, e sento ridere, salgo queste scale, c'era una sera tristissima, Natale, all'ospedale, e trovo Marco con altri due che stavano con lui, che ridevano, stavano vedendo Vacanze di Natale, il nostro primo Vacanze di Natale. E credo che quello è stato il più grande successo della mia vita, perché il cinema è quello, no? Assolutamente.